Signor Sindaco, dottor Andrea Sissi, prego. Il Presidente del Consiglio Comunale, se riusciamo a trovare il pertugio, eccolo qua. Prego, signor Sindaco, dottor Andrea Sissi, grazie di essere con noi. Il Presidente del Consiglio Comunale, dottor Marco Rippetti. Il Presidente regionale dell'Avis, Enrico Marconi, grazie di essere con noi. Loro effettueranno le premiazioni, ma ovviamente ci aspettiamo il saluto del Sindaco, ovviamente. Speriamo che sia più breve del Presidente. Ma io perché essere più lungo è difficile, io credo che... Io direi che tutte e tre dovranno dare due parole. Adesso c'è dall'ordine due parole, cioè lui ci ha tenuto al freddo là dietro, comincia, insomma, non ci stava neanche il tempo, no? Allora io non pagherò l'AS. Esatto. Allora, poggiare... Io non pagherò l'AS perché siete stati al freddo. Della nostra comunità. Oggi è una giornata di festa perché abbiamo inaugurato 2 ore fa una parte importante della nostra città come Piazza della Vittoria, abbiamo acceso le luminarie, ma questo evento dell'Avis che si ripete ogni anno da 19 anni riveste un ruolo fondamentale perché pone l'accento su un atto alto e nobile che è la donazione di sangue. Guardate, ve lo dice uno che per mestiere purtroppo è un utilizzatore della vostra donazione. Il gesto che voi fate è uno dei gesti più direttamente correlato alla vita. Quindi il discorso che invece a me, a differenza del sindaco, è piaciuto particolarmente, filosofico ed etico, del dono fatto dal presidente Bastianelli è stato diciamo qualcosa di importante e che merita ovviamente anche un approfondimento, come ha detto magari su un convegno, perché il gesto del dono fine a se stesso è qualcosa che arricchisce la comunità. Quindi grazie Presidente per come lo fate, per quello che fate, per le donazioni di sangue che a Spoleto sono sempre ottime. Quindi crisi nella città comunale. Signor Presidente, Enrico Marconi, prego. Buonasera a tutti, buonasera Sindaco, Presidente, caro Roberto, e grazie per questo evento, grazie perché state facendo molto qua a Spoleto per Avis e state facendo molto qui a Spoleto per la sanità umbra, per i nostri malati. Roberto diceva che il dono ha evidenziato, diciamo, proprio la gratuità pura del dono del sangue, no? L'anonimato. Noi diciamo che la donazione di sangue però per noi deve essere anche organizzata e responsabile. Allora voglio mettere io, sottolineare queste due parole. Organizzata necessariamente oggi, cioè il sangue è un farmaco sostanzialmente, è un salvavita, è un tessuto, un organo, diciamo, cioè, ma sostanzialmente è un salvavita. E senza sangue si ferma la sanità, senza sangue non si possono curare tantissime malattie. Per poter assicurare il sangue ci vuole però una organizzazione, non è che il donatore può andare quando vuole, se non c'è altro da fare. E questo è importante, l'associazionismo è importante Avis, e questa è un pochino la nostra ragione fondamentale. Noi siamo di supporto per la sanità, vedo la dottoressa Marta Micheli, ci sentiamo spesso, e quindi l'importanza di aderire all'Avis, di aderire ad un'associazione organizzata è questo. Non possiamo, noi dobbiamo assicurare dei flussi di sangue continui secondo le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. Responsabile, noi donatori dobbiamo ottenere prima di tutto la nostra salute, perché per donare bisogna essere sani, e dobbiamo tenere alla salute di chi riceve il sangue, e dunque dobbiamo essere responsabili quando andiamo a donare, dobbiamo essere sicuri che non trasmettiamo malattie, e quindi significa anche corretti stili di vita, significa prevenzione, significa volerci bene, voler bene agli altri. Mi complimento con l'Avis di Spoleto, sta facendo grandissimi risultati, ha aumentato di molto le donazioni, mi sembra che quest'anno al 30 di novembre erano circa 98 donazioni in più rispetto allo scorso anno,
sono 1700-1800 donazioni, sono tante, è un bel impegno. Ecco, si arriverà ai 1900 fine anno, e quindi sono grandi risultati, è un grande contributo alla sanità territoriale, alla sanità regionale. Continuate così, mi fa molto piacere e buon proseguimento della festa. Ringrazio in particolar modo i donatori presenti. Grazie. Grazie Presidente.